Morales. A bordo campo per noi Alberto Daguanno, che potrà intervenire quando lo riterrà opportuno. Poppi Bonnici sul ponte di comando della nostra regia. Tutto pronto, serata bella a Milano, terreno che sembra in buone condizioni. Tutti gli ingredienti per una grande partita, sembra molto teso anche Rambo Koeman. Occhio al cronometro, tutto è pronto, comincerà l'Ajax da sinistra a destra, di vostri teleschermi, Milan da destra a sinistra, si parte! Si riparte da Cibu, osservato speciale, Pinar, attenzione, buon il dribbling, poi forse c'è il fallo, esatto. Ha chiuso Brocchi a sinistra e... dati come Pinar, per esempio. Attenzione Inzaghi, lancio però troppo lungo per lui. Aveva trovato bene lo spazio nel mezzo. Va pericoloso per i suoi colpi di testa. Ibrahimovic di forza, fa fuori Maldini, recupera Nesta. Sta scattando Van Damme, O'Brien. Attenzione Van Damme, forse fuori gioco? Segnalato il fuori gioco. Allineamento gol, ancora lui, attenzione, Rui Costa, entrare, Rui Costa, c'è Inzaghi, prova il tiro, non va. Non si è accorto di Shevchenko nel mezzo, Sheva si lamenta e ha ben ragione, quasi sul dischetto del rigore, era tutto solo Rui Costa. Jakubu Van Damme, Inzaghi, gran numero, va via Inzaghi, lasciato Pasanen, poi Jakubu va a recuperare Nzi Trabelsi, eh no. E sarà calcio d'angolo, invece no, sarà Inzaghi. Con le mani il numero 18, attenzione. E poi... Dida, proprio su un'azione nata per un lancio di O'Brien. Palla buona, attenzione, Schneider mette in mezzo, pericolo! C'era Ibrahimovic, un brivido, pericolosissimo il cross di Schneider. In area avversaria, i rossoneri devono arrivare maggiormente dalle parti di Lobont e di lì in mezzo, secondo me, possono soffrire. Attenzione, c'è anche Ambrosini, parte il cross, Lobont in difficoltà, l'arbitro ha visto un fallo su di lui. Ma... Brocchi che ha il tempo per girarsi, va incontro Inzaghi, lancia per lui Inzaghi, Cibu viene segnalato fuori gioco, abbastanza discutibile. Attenzione a Schneider, buon tiratore, prova, non trova la porta. Alberto Daguanno, allora segnalarti Shevchenko destro, ciccato, diventa quasi un passaggio incredibile. Inzaghi, palla ancora buona per lui, arriva Calazzi in aiuto. Metri sul campo il Milan grazie a un atteggiamento più aggressivo. Calazzi, Trabelsi lo trattiene, calcio di punizione. Si muove Costa Curta, Rui Costa col destro a rientrare, prova ciccando il pallone, con coraggio, non fa niente. E poi c'è il fallo di Ambrosini su Cibu. Pronto al cross O'Brien, attenzione, c'è Pinar che non riesce a tenere basso il pallone. È saltato Ibrahimovic, sta tagliando, attenzione Ibrahimovic, Dida, grande uscita. Bravo Ibrahimovic che è andato nello spazio, perfetto, e Dida però altrettanto, è partito a tempo, ha tagliato bene. Niente da fare, Brocchi, prova ancora, deviazione, incredibile, incredibile, Lobont, miracoloso con un balzo felino, ha tolto il pallone dall'incrocio dei pali, sembrava dentro, non è finita, nuovo cross. Incredibile il balzo di Bogdan Lobont quando il pallone sembrava già dentro. Costa Curta, poi rivedremo tutto. Incredibile. Shevchenko punta Van Damme, rientra sinistro, deviato ancora. Sarà angolo. Attenzione, mette in mezzo, all'indietro. Schneider prova. Ha salvato Costa Curta, Jakubu non va. Che brivido. Va. Pronto a cross, deviato, c'è Inzaghi solo, rete, Inzaghi lo sbaglia, il bomber europeo non sbaglia mai, Pippo Inzaghi, parte in vantaggio il Milan. Grande Sheva questa volta che ha cercato il fondo, aiutato anche da una deviazione di Van Damme che ha messo fuori tempo tutta la difesa dell'Ajax, la palla si è alzata ed ha trovato Inzaghi tutto solo. Quando si ha tempo per pensare, quando la palla è così lenta, a volte... si perde anche l'attimo vincente, ma Pippo che davanti alla porta è un mago e la freddezza ce l'ha come caratteristiche, cromosomicamente non ha sbagliato, ha schiacciato la palla a terra, sa che anche centralmente, però schiacciandola a terra per il portiere diventa imprendibile. È il gol numero 4, anticipa Calazza, attenzione, Pinar, Costa Curta con calma, l'arbitro però ha visto un fallo su, parte lui infatti e sbaglia. Ha calciato troppo da fermo, lui è in possesso di un tiro forte, potente, ma corpo all'indietro, palla alta sopra la traversa e nulla da fare. Poi scatta ancora Shevchenko, prova il pallonetto! Peccato, grande giocata. Eh sì.
resistenza allo sforzo di questo giocatore enorme, poi ha cercato anche la qualità. Attenzione Inzaghi, regolare il destro, Lobont ha evitato da maestro del fuorigioco l'offside, adesso pallonetto di Nesta, ma l'arbitro prima ha visto un fallo. È stato bravissimo Inzaghi a rientrare, ci vediamo. C'era in ritardo Trabelsi che teneva in gioco un po' tutti e qui è invitante. Un buon saltatore, Schneider mette in mezzo, Dida, volo d'angelo per lui. Sì. È andato fra Iacubu. È puntualissimo, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Il Milan in vantaggio, 1-0, gol di Inzaghi al 30esimo. Aldo, risultato giusto? Giusto, soprattutto... Ha la responsabilità di non aver assegnato un gol al Milan, ma... direi che la responsabilità è tutta del suo assistera. Brocchi per Inzaghi. Inzaghi e Pasanen. E Pasanen riesce a fermarlo di forza e anche con un po' di fortuna nel rimpallo. Van der Meijde. Parte in cross, pericolo, colpo di testa. Brivido con Ibrahimovic. Dida aveva scelto ancora l'uscita dietro di lui. Ibrahimovic è andato altissimo. Terzo tempo. È riuscito solo a deviare il pallone. Ha strisciato palla, come si suol dire in gergo, e per poco non ha trovato la porta. Zlatan Ibrahimovic, 20 gol in totale in questo. Si accentra, O'Brien lo trattiene, Shevchenko si ferma, Rui Costa arriva in ritardo, l'arbitro ha visto il fallo, c'è calcio di punizione. Shevchenko intenzionato a partire, parte lui, il destro, attenzione, Lobont ci arriva miracolosamente. E lo sei... È vero, sono sempre lontanissimi. Schneider prova il tiro, non è un granché, ma Schneider è un uomo da tenere d'occhio. Sì, tecnicamente. Trabelsi va a chiudere Maldini, Trabelsi cerca il numero, non c'è fallo. Calazze, Maldini, molto incivo, attenzione a Schneider. Ibrahimovic si gira a destro, Dida, molto pericoloso lasciare, stava via con un gran numero, parte il cross, Lobont blocca, c'era naturalmente Pippo Inzaghi ai cambi. Brocchi parte il cross, c'è Inzaghi di testa, il pallone era molto forte, difficile tenerlo basso. Anche perché si è trovato forse troppo vicino alla porta e ha cercato... Pinar fa fuori Costa Curta, torna su di lui e commette fallo, pronto anche il cartellino giallo per Costa Curta. Non parte il cross, nel mucchio, attenzione, Nesta, anticipato Pasanen. Inzaghi poi ha sparato via. Nella bufera... Vermeide fa fuori Šimić, Van der Meijde mette in mezzo, attenzione, Redmanen pareggia. Ed era un po' di minuti che il Milan aveva abbassato il ritmo, abbassato anche il baricentro, pressava meno a metà campo, hanno giocato con troppa facilità vicino all'area rossonera i giocatori dell'Ajax. Una volta Van der Meijde è andato via con facilità a Šimić. Vediamo la posizione anche di Littmann. Va a entrare dentro, supera due uomini Inzaghi, il pallonetto, Shevchenko, rete, Shevchenko, dopo il numero incredibile di Inzaghi. Una risposta immediata, doveva essere forte, l'ha fatta Inzaghi, l'uomo della partita, perché nonostante lui abbia caratteristiche non nel dribbling, è riuscito a dribblare Pasanen due volte e poi a cercare un assist per Sheva, a quel punto a porta vuota, Sheva non poteva che mettere la palla dentro, ma è stato Inzaghi, qui è stato caparbio nel difendere palla, è andato via a Pasanen, ha dribblato. Lui non è certo un mago, un bravissimo dribblatore, però questa volta... doveva farlo e lo ha fatto. Grandissimo Inzaghi, molto bravo ovviamente anche Shevchenko, soprattutto c'è Costa Curta, lui Costa fa tutto da solo, parte un buon cross, Lobont però ha capito tutto, un po' lento forse il cross. C'è lento poco Rui Costa, adesso scodella questo cross, Lobont, Iacubu verticalizza e stavolta manca Shevchenko, Sheva, c'è Inzaghi, prova il tiro, la posizione molto difficile, Costa alimenta l'azione, Rui Costa, il pallonetto verso Inzaghi, ma quasi un passaggio per Lobont. Eh sì, io credo volesse... Ibrahimovic cerca la torre, Costa Curta si oppone, Pinar, rete, da terra, Pinar, beffato, Costa Curta, il pallone era rimasto lì, ha avuto il guizzo giusto e ha gelato San Siro. È stato bravo Ibrahimovic a far passare la palla, non ho ben capito cosa volesse fare, però la palla è passata, lui non l'ha stoppata. Gli ha creato turbativa sulla parte sinistra rossonera, qui l'ha fatta passare anche abilmente di testa, ha voluto proprio farla pervenire Pinar che è rapidissimo. Sosta, cerca Rivaldo, deviazione, c'è Shevchenko, Shevchenko! No! Deviazione! Deviazione,
Schneider si incune a lui, c'è Rivaldo, due su di lui, Rivaldo prova il gran sinistro. Cenco poco fa, Rivaldo mette in mezzo nel buco, colpo di testa, incredibile! Protestano i giocatori del Milan, la torre, c'è Inzaghi, attenzione, Inzaghi, pallonetto! Rete! 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 Inzaghi! E il Milan ripassa in vantaggio! E bisognava buttare la palla lì, come si può fare solo con i grandi giocatori. Inzaghi c'è sempre, l'uomo della partita, in precedenza e fino al 90esimo. Freddo davanti alla porta. Incredibile, colpo di scena! Ancora Inzaghi, sempre lui, nel momento più disperato, più sofferto, più importante di tutta la stagione del Milan. E rivediamo. Non c'erano alternative che la palla lunga, è stato bravo Ambrosini a farla allungare per venire ad Inzaghi, che si è alzato rischiando anche lo strappo, è saltato. Deve rimanere calmo Nesta, che va ora verso Ibrahimovic. È finita, è finita, è finita. Il Milan è in semifinale.